Quando un anno fa scrissi il primo video riassuntivo per il capitolo 2 di Fortnite, mai avrei pensato che a distanza di un anno mi sarei dovuto rimettere qui per scrivere questo nuovo contenuto, sicuro del fatto che avrei avuto ancora un buon margine prima di dovermi mettere sotto per una nuova stesura. Purtroppo, o per fortuna però, Fortnite ormai vuole sempre sorprenderci con il cambio dei capitoli, prima violando l'ipotetica regola delle 10 stagioni e successivamente il limite di durata di 2 anni. Fatto sta che, se questo video arriva più tardi degli altri, è perché sia io che voi, anche stavolta, non eravamo affatto pronti. Double buongiorno a tutti quindi e benvenuti a riassunto e spiegazione di tutte le vicende che hanno coinvolto il capitolo 3 di Fortnite, dai suoi inizi fino alle battute finali. Visto che di questa serie esiste già un primo episodio in cui ho riassunto anche gli aspetti fondamentali del gioco come le fazioni presenti nella lore e il funzionamento del Battle Royale, vi invito a recuperare il video precedente per avere approfondimenti più chiari, sebbene cercherò per quanto possibile di rendere il video fruibile e comprensibile anche per chi si stesse approcciando per la prima volta alla narrativa del gioco, senza nessuna base. Rimangono dunque valide le premesse dell'altra volta. Nessuna pretesa di oggettività negli anni a venire e una narrazione che favorirà la fluidità e la comprensibilità del tutto, pur basata su fonti e fatti ampiamente studiati nel corso di questi anni, durante la realizzazione delle decine di video che ho fatto per parlare della lore di Fortnite. Tutto il resto, come sapete, ci sono i video singoli con i vari approfondimenti. Vi basta cercarli nella sezione di ricerca del canale. Come ultima cosa, prima di cominciare, vi chiedo di supportare questo video lasciando mi piace, iscrivendovi al canale e ricordandovi di attivare la campanellina. Infine, nel caso veniste dal video precedente, vi ricordo che il codice creatore ora è LELEX e potete usarlo per supportarmi nei vostri acquisti su Fortnite e tutti gli altri giochi presenti su Epic Game Store. Vi ringrazio infinitamente se lo farete. Ora possiamo iniziare per davvero. Se l'apertura del capitolo 2 di Fortnite consisteva in una palingenesi che potesse essere molto utile a gettare vecchi e nuovi giocatori in un mondo senza farsi troppe domande, il capitolo 3 si apre in filo diretto con l'evento di chiusura precedente, riprendendo la narrazione esattamente da dove era rimasta col suo atto finale. Proprio per questo, facciamo un passo indietro e ricordiamo gli avvenimenti principali contenuti all'interno dell'evento finale del capitolo 2 e di come questi ci portino direttamente agli avvenimenti del terzo atto della saga di Fortnite. Dopo il parziale successo del piano della dottoressa Sloan e dell'ordine immaginario nel contrastare la minaccia aliena con l'abbattimento della nave madre, i cubi, custoditi segretamente al suo interno assieme al loro comandante, sono atterrati sull'isola per attuare il piano di conquista della realtà zero. La capacità distruttiva di questi artefatti, unita alla loro facoltà di moltiplicarsi a dismisura, ha portato la regina a conquistare in poco tempo tutto il territorio dell'isola, costruendo al suo centro una piramide da utilizzare come pinnacolo per sferrare l'attacco finale, aprendo un portale per evocare la flotta al completo dell'ultima realtà e spazzare via il cuore pulsante dell'omniverso, il punto zero. Mentre l'ordine immaginario, non avendo trovato contrattacchi efficaci ad una simile minaccia, si prepara all'evacuazione, Fondazione ha raggiunto nuovamente la mappa dopo la battaglia a Gotham City e si prepara ad attuare con l'aiuto dei Sette un piano per risolvere tutta la situazione in ballo e rovesciare anche l'ordine immaginario. Immagino che ora la comprensione sia diventata un po' difficile per chi è proprio acerbo della storia di Fortnite, quindi fermiamoci qui un attimo per analizzare le tre fazioni in gioco facendo un breve riepilogo, visto che questo excursus ci sarà fondamentale per spiegare meglio la trama del terzo capitolo. L'Ordine Immaginario è un'organizzazione fondata da Geno migliaia di anni fa, che per tempo immemore ha detenuto il controllo dell'isola grazie alla manipolazione serrata del punto zero. Il punto zero è, per la lore di Fortnite, il residuo energetico della creazione di tutti gli universi, che in Fortnite vengono chiamati realtà. Il punto zero, essendo l'origine di tutto, si trova appunto nella realtà zero, nascosto all'interno dell'isola che voi tutti conoscete ormai molto bene. Si tratta, per riassumere, della materializzazione fisica di quello che noi chiameremmo il Big Bang o l'atto della creazione, che essendo origine di tutti gli universi, permette anche il collegamento tra di essi. L'ordine immaginario, attraverso lo studio progressivo nei secoli di questa entità, ha imparato a viaggiare nei vari universi tramite di esso, portando sull'isola nel corso del tempo esseri viventi di tutte le realtà esistenti, allo scopo di studiarne il DNA e tentare di creare una specie biologicamente perfetta. Negli anni, gli studi di Geno gli hanno permesso di diventare immortale e di poter conferire l'immortalità a chiunque lavorasse per suo conto.
Questa è diventata un'esca molto allettante per tutti coloro che avessero voluto collaborare con lui, in quanto il regolamento dell'ordine immaginario non solo garantisce l'immortalità a colui che decide di lavorare per l'organizzazione, ma garantisce anche una protezione alle famiglie dei suoi dipendenti. Un ricatto molto potente, che ha convinto moltissimi a collaborare, pur a denti stretti, con l'OI, sia per chiunque fosse assetato di potere col prezioso dono dell'immortalità, sia per figure molto più magnanime, come Agente Jones, che ha lavorato per secoli con l'OI al solo scopo di garantire l'incolumità della sua famiglia e dei suoi discendenti, poiché egli proveniva da una realtà in cui la sopravvivenza non è facilmente garantita. Sta di fatto che se Geno e l'Ordine sono riusciti a tenere sotto controllo il Punto Zero tutto questo tempo, è merito anche del sistema di protezione interno del Punto Zero stesso, chiamato Loop, una gabbia temporale nella quale chiunque si avvicini all'isola viene intrappolato perdendo i suoi ricordi e dove è costretto ad un ciclo di morte e rinascita perenne, combattendo all'ultimo sangue, vale a dire quella che noi conosciamo e giochiamo ogni giorno come Battle Royale. 22 minuti di tempo, una tempesta all'orizzonte che non permette nessuna fuga, e l'unico modo per fuggire da questa terribile carneficina è rimanere per ultimi sul campo di battaglia facendo chiudere la tempesta attorno a sé. Questo garantisce l'accesso all'Extra Loop, una dimensione dell'isola in cui la tempesta e la Battle Royale non sono più presenti e i looper riacquisiscono la possibilità di parlare e vivere con serenità, pur rimanendo ingabbiati all'interno dell'isola, privi di memoria sulla loro vita precedente. Questa forma di stabilità garantita da un sistema di difesa apparentemente impenetrabile è però spesso messa a repentaglio sia da alcuni esperimenti dell'ordine immaginario che, forzando il punto zero, finiscono per generare disastri, sia da un gruppo di sette ribelli che crede che tutta questa messa in scena debba cadere, che i looper vadano fatti tornare alle proprie realtà originali e il punto zero vada lasciato in pace. Stiamo parlando dei famosi sette. Ed eccoci dunque a parlare della seconda fazione delle tre che volevo presentarvi, i Sette, comandati dal possente Fondazione, leader del gruppo, con al suo fianco sei collaboratori dalle origini più disparate, come Immagine e Ordine, figlie rinnegate di Geno ora in cerca di vendetta verso il loro dispotico padre, e Origine, ex re dei cubi ora rinsavito e privato della loro corruzione. Seguono il Visitatore, il più misterioso e taciturno del gruppo, lo Scienziato, lo studioso dalla battuta pronta, e Paradigma, la donna che in passato tradì i Sette per unirsi all'ordine immaginario, e che proprio in questo capitolo avrà la sua redenzione, rappresentando il fulcro delle vicende. Finiamo col parlare della terza delle fazioni che dovevo presentarvi e poi partiamo sul serio con la trama. Sto parlando dell'ultima realtà, conosciuta ad oggi come la minaccia più potente per l'esistenza delle realtà stesse. L'ultima realtà è una congrega di alieni interspaziale che comprende numerosissime specie al suo interno, ognuna delle quali svolge un preciso compito in uno schema perfettamente ordinato. Tra di essi abbiamo conosciuto i Chimera, alieni razziatori protagonisti delle vicende della stagione 7 capitolo 2, le cui navi madri sono alimentati dai cubi, governati e comandati dalla loro regina. La punta di questa società piramidale è rappresentata dal Nulla, l'entità antitetica al punto zero che brama la distruzione e l'annichilimento di tutte le realtà esistenti. Da questa presentazione e le premesse fatte poc'anzi, viene abbastanza facile intuire come mai il punto zero susciti l'interesse di questa società malvagia. Se esso è il nodo che lega e da cui dipendono tutte le realtà, distruggerlo o entrarne comunque in possesso faciliterebbe molto l'attuazione del loro piano di distruzione dell'omniverso. Torniamo quindi alla narrazione con le idee un po' più chiare, all'assalto della regina nell'evento The End del capitolo 2. Convogliata l'energia dei cubi attraverso l'architettura della piramide di cubi, la regina apre un varco per permettere alla flotta completa dell'ultima realtà di penetrare all'interno della realtà zero per assestare il colpo di grazia all'isola, ma un provvidenziale intervento della squadra dei sette riuscirà a salvare la situazione. Mentre lo scienziato e il visitatore si occupano dell'evacuazione dei looper all'interno dei bunker sotterranei dell'OI, Fondazione va in avanscoperta per liberare Jones, che nel mentre era stato catturato dall'ordine dopo il suo tradimento nella stagione 6. Seminata man bassa nei laboratori, Fondazione e Jones si dirigono al ponte per tentare una mossa disperata, ruotare l'intera isola tramite il giroscopio in modo da far precipitare in acqua tutta l'amalgama dei cubi per neutralizzarli, chiudendo il portale aperto dalla piramide. Il piano, con qualche intoppo, va comunque a buon fine e il tentativo di invasione degli alieni viene sventato. La regina è sconfitta e i looper, orfani della loro vecchia isola, sono ora pronti a scoprire la loro nuova casa. Artemide,
ovvero la faccia opposta della precedente mappa di Fortnite, Apollo. La stagione 1, come tutte le stagioni di apertura, presenta un ritmo sufficientemente lento, atto ad introdurre i nuovi giocatori ad una mappa tutta nuova da scoprire. Esplorando Artemide si scopre come i Sette abbiano costituito da tempo su quella faccia dell'isola un vero e proprio insediamento nascosto, in cui offrire un rifugio sicuro ai Looper che via via hanno salvato durante il capitolo 2 e che ora hanno stabile dimora in un posto accogliente, lontano dalle grinfie dell'ordine immaginario e i loro folli esperimenti. L'isola si presenta infatti come un luogo felice e incontaminato in cui i Sette hanno stabilito vari avamposti per garantire sicurezza e stabilità a chiunque si fosse unito alla loro causa, tentando al contempo di assemblare una squadra d'attacco prima di sferrare l'assalto definitivo all'ordine immaginario. Tuttavia, questa apparente situazione di pace sta ormai per terminare. Ora che la copertura è saltata e gran parte dell'ordine è evacuato dall'isola senza grossi problemi. I Sette ora temono per un contrattacco che non tarderà ad arrivare e si trovano dunque a dover affrontare una questione spinosa circa il ritorno nella loro formazione di una certa persona del cui aiuto ora non possono certamente più fare a meno. Stiamo ovviamente parlando di Paradigma, ex membro dei Sette unitosi all'ordine immaginario in un tempo precedente e responsabile del salvataggio dell'isola dalla distruzione del Cactus nel capitolo 1. Dopo aver sgominato la minaccia, Paradigma si è allontanata dall'isola a bordo del Mecha, insediandosi sulla luna di ghiaccio da dove proveniva il mostro, senza fare più ritorno. Lo scienziato, fiducioso della lealtà della sua ex compagna, la esorta per tutta la stagione a tornare nel loro gruppo, in quanto da lei dipendono le sorti della vittoria e della guerra che si sta presentando alle porte. Nel mentre, negli ultimi atti della stagione, lui inizia a radunare le forze. Dopo un sopralluogo della dottoressa Sloan, l'ordine immaginario inizia a raggiungere la superficie dell'isola inesplorata, con l'aiuto di gigantesche trivelle, costruendo un'imponente base d'appoggio scavata nella montagna a nord-ovest dell'isola, rinominata poi Caverna di Comando. L'avamposto è presidiato da un generale nerboruto dal basso intelletto di nome Gunnar, capo delle truppe armate OI e braccio destro della dottoressa Sloan. La guerra tra le due fazioni è ormai inevitabile. Lo scoppio della guerra tra Ordine Immaginario e i Sette è segnato dall'arrivo della fortezza sull'isola, una gigantesca trivella che dà il via all'attacco delle truppe OI sulla nuova mappa Artemide. Tutte le precedenti location dell'isola vengono prontamente conquistate dall'Ordine Immaginario, che può vantare tra le sue fila un vasto assortimento di dirigibili e carri armati. Il colpo di grazia viene inferto nel momento in cui i poveri Looper perdono anche la capacità di poter utilizzare le costruzioni per difendersi. Questo avviene attraverso un sabotaggio del sistema del loop a opera della dottoressa Sloan. Confinati ai margini dell'isola e con pochi mezzi a disposizione, sarà nostro compito in qualità di giocatori fornire l'aiuto necessario ai Sette e agli altri abitanti per riprendere in mano la situazione. Mai come in questa stagione, infatti, il nostro protagonista avrà un ruolo centrale nelle vicende, collaborando di volta in volta con vari membri dell'operazione al fine di abbattere ogni ostacolo che l'ordine ha messo davanti alla loro vittoria, riconquistando via via ogni singola parte della mappa e costringendo l'ordine alla progressiva ritirata. Tra hacking per ripristinare le costruzioni, infiltrazioni e missioni sotto copertura, il nostro Looper per tutta la stagione sarà il centro di una serie di incarichi offerti via via dai vari committenti, tra i quali il ritrovato Jones, il diffidente Origine e l'intraprendente Immagine. Anche Paradigma si riunisce finalmente alla lotta, dapprima fornendo supporto a distanza diffondendo dei progetti per dei lanciarazzi anticarro e poi procedendo alla riparazione del Mecha nella sua base sulla luna ghiacciata, per sferrare l'attacco finale. Nelle ultime settimane, l'ordine immaginario, ormai convinto della sua sconfitta, decide di giocare la sua ultima carta, piazzando al centro della mappa un oscuro pinnacolo denominato Acceleratore. Questo altri non è che un nuovo prototipo di dispositivo apocalittico, vi ricorderete ad esempio quello di Mida, il quale, sfruttando l'energia del punto zero, sarà in grado di radere completamente al suolo l'isola, ripristinandola allo stato iniziale, Looper compresi. Per impedire che questa cosa possa realizzarsi, vanificando tutto lo sforzo dei mesi precedenti, i Sette accettano finalmente all'unanimità l'aiuto di Paradigma nell'operazione, inviandoci sulla sua base lunare come co-piloti per aiutarla nel guidare il Mecha nella battaglia finale. Ha così inizio l'evento finale della stagione 2, Collisione, in cui il nuovo Mecha potenziato, in stile dei Sette, una volta atterrato sull'isola riesce rapidamente ad abbattere le linee difensive dell'OI
e raggiungere il pinnacolo finché, purtroppo, a causa del suo peso eccessivo, il mecha sprofonda in una voragine rendendolo temporaneamente inutilizzabile. A questo punto i Looper, accompagnati da Jones e Fondazione, risalgono a piedi dalle fondamenta del pinnacolo per fermare il macchinario, facendosi largo tra le guardie OI e i Bruti. L'ultimo ostacolo è rappresentato dalla dottoressa Sloan, che, sulla punta della scalinata, tenta di fermarli rifiutandosi di abbassare le armi e unirsi a loro. Interviene però Paradigma che, avendo ripreso parzialmente controllo del mecha, scaraventa a terra Sloan e il suo carro armato, mettendola fuori gioco. Mentre i nostri Looper fermano il dispositivo distruggendone i cristalli alimentatori, Jones e Fondazione approfittano del fatto che il punto zero sia calibrato sulla realtà di Geno per effettuare la famosa resa dei conti che avevano pianificato nel capitolo precedente. Ed è proprio in questo frangente che dobbiamo fermarci perché Fortnite ha effettuato una decisione produttiva piuttosto grave, ovvero raccontarci cosa è accaduto in quell'incontro, in quella dimensione, ben 3 mesi dopo, e in un fumetto, lasciandoci per mesi con enormi dubbi e perplessità sulla vicenda. Una versione What If delle vicende della stagione 2 viene raccontata nella serie a fumetti Fortnite Marvel Zero War, collezione in 5 volumi che esplora una narrazione ipotetica in cui ci si chiede cosa sarebbe successo se i 7 avessero chiesto l'aiuto degli eroi Marvel per vincere la guerra contro l'ordine immaginario. In questa serie, per caricare il mecha di Paradigma, sarà necessario recuperare un frammento di punto zero che Galactus ha portato via con sé dopo l'evento della Season 4 Capitolo 2. Per effettuare questo recupero i personaggi faranno dunque un viaggio all'interno del mondo Marvel. Siccome la vicenda è piuttosto trascurabile, in quanto fortemente in contrasto con gli avvenimenti oggettivi presenti nel gioco, mi soffermerò solo su quelle informazioni aggiuntive che vi aiuteranno a completare il quadro della lore ufficiale, tralasciando le varie incoerenze a chi avrà il piacere di leggere quei volumi, facendosi anche magari delle grasse risate. Una delle prime questioni chiarite dai fumetti è che la luna di ghiaccio in cui si trova Paradigma è la stessa dalla quale proveniva il mostro e l'iceberg della Season 7. La ragione dietro ciò è che in passato l'antico re dei ghiacci era un cacciatore di artefatti e creature pericolose provenienti da vari universi, di cui si impossessava per isolarli, perché non finissero in possesso di altre specie più facilmente corruttibili. Uno tra i suoi comandanti, però, quello che noi conosciamo come Re del Fuoco, iniziò a bramare di utilizzare tali oggetti per plasmare la realtà a loro piacere, e il Re del Ghiaccio, spaventato dalle ambizioni del suo commilitone, si vide costretto a congelare tutto il palazzo, assieme ai suoi soldati, per impedire che ciò accadesse, portando la luna di ghiaccio nella realtà zero, sperando che lì potesse essere al sicuro ed isolata. Da qui la storia la sapete. Una tempesta cosmica fece distaccare una parte della luna di ghiaccio portandola sull'isola di Fortnite, il cui clima mite causò un disgelo progressivo del palazzo e la liberazione del Re del Fuoco, nonostante il vano tentativo del Re dei Ghiacci di prolungare l'inverno tramite l'utilizzo del potere dei cubi. I due si scontrarono a viso aperto nella stagione 8. Il Re dei Ghiacci ne uscì vincitore, ma non poté più impedire il progressivo disgelo che portò, successivamente, alla liberazione del più pericoloso mostro che Picco Polare avesse mai collezionato. Tutto questo ci porta all'evento della stagione 9, che guarda caso è proprio dove abbiamo iniziato a narrare per parlare della storia di Paradigma. Altra vicenda molto interessante approfondita dai volumi è quella di Immagine e Ordine, le due figlie rinnegate di Geno. Immagine racconta di essere stata usata assieme alla sorella come esperimento del padre per testare i successi dei suoi studi genetici, che avrebbero generato, a suo dire, degli esseri invincibili. Per testare le loro potenzialità, Geno fu sfidato da un suo collaboratore a mandare le figlie nel loop e vedere se fossero riuscite a uscire in breve tempo come lui pronosticava. Purtroppo, le ragazze disattesero le aspettative del padre, mettendoci più del dovuto, e quando uscirono dalla gabbia temporale, vincitrici, scoprirono di essere state sostituite dalle loro copie del loop, che si dimostrarono più agguerrite in quanto esse erano, a differenza delle loro originali, degli involucri senza memoria e ricordi che potessero ammorbidirle. Piccolo reminder per chi fosse rimasto indietro.
Le copie del loop si generano nel momento in cui un personaggio vince la Battle Royale, creando una copia di sé che rimarrà all'interno della gabbia temporale e che, eventualmente, potrà a sua volta uscire dal loop anch'esso. Questo dimostra quanto fossero forti le loro copie, considerando che quando Immagine e Ordine raggiunsero il padre, le copie avevano già vinto la gabbia temporale. Questa spiegazione del passato delle due figlie serve anche a spiegare e contestualizzare meglio la frase che Fondazione rivolge a Jones nella stagione 6, quando stringono il patto di trovare le sorelle e Geno, facendoci capire che il fondatore stesse intendendo in realtà le loro copie malvagie, che appunto sono attualmente affiancate a Geno, e non le due ragazze originali che erano già sue alleate da molto tempo. Chiudiamo la carrellata di collegamenti importanti con la trama parlando dell'ultimo volume, in cui viene finalmente narrato cosa avviene nella dimensione di Geno. Nel fumetto, Geno prende parte allo scontro finale e combattendo contro sua figlia Immagine viene scaraventato assieme a lei nel punto zero non calibrato, causandone la progressiva disgregazione del corpo. Rifugiatosi nella sua dimensione mentre sta finendo in pezzi assieme alla figlia, Geno ha un ultimo dialogo con Fondazione, nel quale simula di essersi arreso e di lasciare tutto in mano al capo dei Sette. Secondo il leader dell'ordine, però, nonostante Fondazione creda di stare nella parte del giusto rifiutando i metodi oppressivi dell'OI, egli dovrà scoprire ben presto che le Ninna Nanne non sono sufficienti per assicurare la stabilità dell'omniverso, e che presto anche lui se ne sarebbe reso conto. Il volume si chiude con Geno che, pur essendosi scomposto in minuscoli frammenti sparsi per tutti gli universi, inizia a ricomporsi, pronto per tornare sulle scene nel prossimo futuro. Nulla si sa invece del reale destino di Immagine. Tornati Fondazione e Jones sull'isola, è il momento di festeggiare la vittoria della Resistenza dei Sette contro la minaccia dell'Ordine. Dopo migliaia di anni, finalmente l'isola e i suoi abitanti sono liberi, assieme al punto zero che ora viene lasciato in pace. Prima di studiare un modo per far tornare a casa tutti, i Sette decidono di festeggiare la vittoria imbrattando l'isola e costruendo un vero e proprio parco divertimenti su Artemide, che finalmente è diventato un luogo di pace e felicità. Tutti i Looper sono in festa tra balli, giri sulle montagne russe e rave party alla Tana Strana. Tuttavia, in questo mare di festeggiamenti, qualcosa di estremamente oscuro sta vegliando sulla realtà zero. Di lui faremo la sua conoscenza poco più avanti. Dopo anni passati sotto il giogo della manipolazione dell'ordine immaginario, il punto zero è finalmente libero e inizia, inaspettatamente, ad esprimere una sua volontà indipendente, generando sull'isola un gigantesco albero legato a lui tramite un nodo della realtà. Quella che potrebbe però sembrare inizialmente una semplice manifestazione di gioia e fioritura assumerà via via un carattere sempre più sinistro, con l'albero che inizia a diffondere le sue radici attorno all'isola, generando alterazioni spazio-temporali in alcuni luoghi della mappa, allo scopo di portare sull'isola dei potenti artefatti. Lo scienziato, affiancato dalla nuova arrivata Amy, la sua personale IA, decide di chiamarci in aiuto per studiare la situazione e venire a capo di questa tempesta floreale che sta portando sull'isola anche individui pericolosi, come Darth Vader. Rimesse a posto le cose, col nostro aiuto, Amy e lo scienziato concludono che queste azioni del punto zero di fatto nascondono una richiesta di aiuto nel tentativo di avvisare i presenti dell'arrivo di una potente minaccia. Purtroppo però, la realizzazione del pericolo avviene troppo tardi e nelle ultime settimane di stagione i Sette iniziano a essere rapiti uno a uno, portandoci inevitabilmente verso l'inizio dell'ultima stagione di questo capitolo. L'Araldo, un nuovo losco alfiere dell'ultima realtà, è pronto a riportare la minaccia aliena sull'isola, questa volta senza possibilità di scampo. Insinuatosi in Artemide già dalla scorsa stagione, l'Araldo ha iniziato a diffondere sull'isola uno strano materiale, il cromo, dalle proprietà moltiplicative impressionanti. I più veterani ricorderanno che anche la vecchia guglia della stagione 6 capitolo 2 era fatta di cromo, un materiale molto resistente e dalle insolite proprietà curative, che fu d'aiuto nel processo di riparazione del punto zero. L'Araldo, in breve tempo, accerchia la parte est dell'isola col cromo e nel filmato della stagione 4 assalta il santuario dei Sette per catturare le sue ultime prede, non riuscendo però a prendere Paradigma, che, in una fuga rocambolesca, elabora velocemente un piano per fronteggiare la situazione, sfruttando il punto zero per viaggiare nella realtà 659, dove è certa di trovare quel che le servirà
per annientare la minaccia incombente. Intanto, vista l'assenza di difese, la malvagia aliena costruisce un suntuoso palazzo cromato sulle spoglie dell'ormai decadente santuario, mentre nel corso delle settimane si occupa di espandere la minaccia a poco sull'isola, espandendo il cromo nella mappa. Abbandonati e senza una direzione precisa, con agente Jones e Amy che non hanno davvero un piano, i Looper vengono aiutati dalla famosa azienda Nosweat Insurance per tentare di mettersi in salvo. Questa azienda, apparsa molte volte nel corso delle stagioni di Fortnite, è un ente che si occupa di gestire situazioni difficili come cataclismi, fornendo aiuto a quelle realtà che richiedono il suo intervento purché si paghi il giusto prezzo. Avendo aiutato già nella stagione precedente per la ricostruzione di Pinnacoli, che era caduta sotto i colpi della guerra contro l'ordine, la Nosweat munisce di piattaforme volanti vari luoghi della mappa, per scongiurare la possibilità che essi vadano a contatto con il letale cromo. Intanto, nel periodo di Halloween, l'Araldo rincalza l'attacco, posizionando sotto l'albero della realtà ormai morente, ultima manifestazione della volontà del punto zero, la sua fidata DJ Laika, per cingere col cromo anche l'ultimo baluardo di difesa per i Looper. Fortunatamente Paradigma torna a farsi viva nelle ultime fasi della stagione, chiedendoci un ultimo aiuto per recuperare dei vecchi studi dello scienziato che saranno la chiave per poter scampare a quest'ultima sciagura, assicurando di avere un piano rischioso ma che purtroppo, davanti a tale situazione, non presenta alternative. Il progetto Loop Breaking deve andare in porto. Cosa accadrà davvero dopo tutto questo lo scopriremo solo nell'evento finale del capitolo Frattura, ma intanto spero di avervi portato in questo viaggio con me un po' più consapevoli delle vicende e della lore che dovevate sapere per affrontare il passaggio al prossimo capitolo. Come sempre vi rinnovo la richiesta di iscrizione, like e supporto a un creatore se questo video vi è stato utile, in quanto il vostro supporto è fondamentale nella realizzazione di video del genere, che sono molto complessi da creare. Sono contento che abbiate avuto la pazienza di aspettare questo contenuto e spero che il video sia valso l'attesa. Vi ringrazio immensamente per l'affetto che avete per il mio lavoro di approfondimento di Fortnite, di cui, francamente, non vi sarò mai sufficientemente grato. Buon capitolo 4 a tutti, ragazzi. Alla prossima!